Un giorno l'incontrai e mi parlò l'amore, cantandomi la gioia, prendendosi il mio cuore. Forse un altro coglierà con tutto il cuore, mentre gli occhi miei lacrime velati non vedranno più il sorriso del suo amore. E sola e senza amore, cantando mi lasciò. Canzone che illudeva un giorno tutti i sogni miei, e sola e senza amore, cantando mi lasciò, lasciando nel mio cuore soltanto. Incontrarla ancora un giorno spero tanto, finché vivo questo giorno aspetterò, per poterla ricordare col mio canto, quell'amor che troppo presto mi scordò. E sola e senza amore, cantando mi lasciò, lasciando nel mio cuore soltanto un gran dolore. E sola e senza amore, cantando mi lasciò, grande partecipazione oggi alla quarta edizione del Canta Elvira. Oggi veramente un tripudio di sentimenti, di emozioni, i nostri amici ci hanno regalato tanto canto proveniente dal cuore, ci hanno reso veramente un grande ringraziamento. Abbiamo condiviso questa giornata con tante persone, il pubblico ormai la quarta edizione partecipa e insomma la manifestazione cresce, siamo molto contenti. Difatti, oltre a quello che è Canta Elvira, quindi la camminata accompagnata dalla gastronomia e dai canti, anche al pomeriggio i cori si sono esibiti. Abbiamo voluto non privare di questi canti, di queste emozioni, anche chi non ha potuto partecipare al giro, a questa camminata, quindi regalare a tutto il paese queste emozioni.
Un altro traguardo importante per i cantori salesi che compie 40 anni. Festeggiamo 40 anni e siamo contenti di portare avanti queste tradizioni, di ricordare tanta gente, tante persone, i canti e farlo anche con un gruppo così numeroso, con il gruppo dei piccoli che insomma spero siano destinati a portare avanti questo progetto. Difatti anche i bambini oggi hanno partecipato e cantato. Sì, i bambini sono quelli che danno delle emozioni più grandi, delle soddisfazioni veramente immense. Grazie a tutti i genitori, a tutti quanti, andiamo avanti anche con i progetti nelle scuole, insomma speriamo così di rendere ringraziamento a chi prima di noi si è dato tanto da fare, come Amerigo Guglielmo, il coro baiolese e tutti i nostri predecessori dei cantori salesi. Grazie, cercheremo di fare del nostro meglio. Ringraziamo la sportiva di Cintano, che senza di loro non avremmo potuto organizzare questa manifestazione, la Proloco di Colleretto, e tutti quelli che sono venuti anche da lontano per far sì che questa manifestazione avesse luogo, tutti i lavoranti, tutta la manodopera che hanno passato con noi non solo questa giornata ma le serate, le settimane precedenti, e grazie di cuore veramente a tutti i miei cantori, grazie. Ringraziamo naturalmente il Comune di Cintano, l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare questa manifestazione qui a Cintano e naturalmente anche l'amministrazione di Castelnuovo Nigra perché sostiene sempre i cantori salesi. Grazie mille. Seguiteci perché la nostra mostra fotografica dei 40 anni, insomma, cercheremo di spostarla in altri comuni del paese di modo che possa essere così visibile a tutti quanti. Grazie, grazie a tutti. Thank you.
alla mano, San Vicino.
passare alla porta, e pensando che era l'amante, ed invece era il suo marito, che dalla guerra lui era tornato. Mi penso sempre che qui che stanno davanti hanno di più pazienza che me. E quindi li ringrazio ancora prima di cominciare a tediarli con le mie teorie super strane o super conosciute o anche super ben volute. Tutti i voti che vengo a cantare a Laval, bene sì, e devo pensare a certe persone. Mi vengono in mente certe storie, mi vengono in mente certe personalità alle quali io devo tanto. Devo tutto il mio sapere, non soltanto il sapere canoro, ma proprio la conoscenza culturale dell'animo delle persone. Quando vengo qui io riesco sempre a trovare il modo per ricorrere a quell'immagine spettacolare di primavera, quando i prati della vostra valle si tingono, si punteggiano dei narcisi. E allora veniamo mai da Battista. Battista è un personaggio che voi, cantori, che vi chiamate salesi, dovrete venerare. Battista è stato colui che ha acceso la miccia nei cuori vostri e anche nei cuori nostri, perché il capire, il comprendere, come si possa passare il testimonio culturale da una generazione ad un'altra, la si capisce con l'eredità canora, con l'eredità culturale che quella gente ti lascia. E rimani abbacinato, rimani folgorato, direi, da questa potenza culturale che è la potenza del canto. Sentite la potenza del canto, come vuoi dire. Ti va bene? Ecco, io dico, quando arrivo qua in valle, quando so, dico ragazzi che fate parte di quello che vi chiamate coro salese, abbiate sempre in memoria questi personaggi come Battista. E poi vi devo dire anche dei personaggi, se volete, come me, che vi hanno magari rotto le scatole, che vi hanno molte volte sollecitati a fare delle cose che magari voi non avreste fatto. Mi vuoi risentir cantare qui lì? No, ma davvero, sai, perché è bello quando cantano spontaneo, vuol dire che hanno qualcosa da dire. Se invece sei obbligato a cantare, boia di monte, a volte c'è proprio in meditola. Adesso le mie che stai a cito, ringrazio te per la bella festa che l'hai fatta, per le feste che farai, che riuscirai, e vi invito a tentare un approccio difficile, che è quello di coinvolgere le autorità istituzionali del vostro comune. Io non so se è quello di Cintaro o ad essere quello di Sale, a seconda di come voi intendete proiettare nel futuro il vostro lavoro. Ma guardate che il vostro lavoro non è solo quello del canto. Quello del canto può essere l'ambasciatore, lo squillo, la telefonata, può essere quello che avverte, ma il vostro lavoro deve essere un lavoro che semina amore per la vostra valle, per la vostra gente, per i personaggi che l'hanno onorata. Ne avete tanti, dei personaggi super straordinari. Interessatevi di questi e portate questi sul piatto della bilancia per dire che il vostro lavoro
è positivo. Quindi la valenza culturale, hai capito che Berfale? Ecco, quella roba lì è bella, anche voi dovete cantare. Volete mica per caso cantare con noi? Allora, un san partito mi dè, ma sono stonato, se mai provo a cantare, metta solo io. In ogni modo, adesso lasciamo perdere tutti gli scopi. Vi auguro tante belle cose, auguro agli amici salesi, cantori e agli amici di Cintano, perché a Cintano io devo parecchie cose, ho dei debiti grossi che non riuscirò mai a pagare, perché la storia di Jacqueline del Brick, quello che loro chiamavano il Barbiche at Fair, è sempre stata una storia che mi ha commosso, che mi ha, come dire, proprio dal punto di vista umano mi ha toccato, mi ha illuminato anche, se volete. Il mio sapere non è un sapere universitario e non è neanche un sapere scientifico, è un sapere di come la tua gente può darti la carica per trovare quale sia la strada da seguire, perché la tua vita abbia a lasciare qualcosa di importante dietro di te. Amen.
disgrazia di una figlia qua, anche in me era suo papà. Se son già preparate, i cavalli son pronti a partire. E un bacio alla cara mamma, arrivederci in paradiso. E un bacio alla strada e la bella si volta andrei. Io voglio vedere ancora una volta il bel castello del mio papà. Thank you.
giovanotto. Per giovanotto. E da che parte? Bum 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 b
camminata, alla mia gemma le la cadenza, e con la buca mi stagiona, che per essere mi passo là. Tra la montagna mestigia se Saturno sentinela, mesa in rocca al freddo al gel, paura masna, fa la guardia sua vista leva, forse chiama, cosa mai servirà, danza moccia di la fora sigaret, mentre fuma guarda la fotografia. Lui basina il versarzetta suoni sia, e la nel forse più in presa passerà tra